l'abitacolo del 7 febbraio. Oggi parliamo di servizi segreti, di agenti segreti, di 007, di barbe finte, non come la mia che se tiri è vera e fa male. Ne parliamo e io mi sono conciato per l'occasione, magari non mi riconoscono, visto che devo dire delle cose che è meglio che non siano dette. Beh, parliamo di questo perché il governo Letta, che normalmente fa poco o nulla, su una cosa invece piuttosto veloce e rapido, le nomine. E tra le nomine che sta per fare, probabilmente nel prossimo Consiglio dei Ministri, ce n'è una importantissima, proprio il capo dei nuovi servizi segreti italiani all'estero, come nomina l'ammiraglio Foffi, uno dei vertici della Marina Militare italiana. Chi è che sta lavorando a questa nomina? Come partito lo porterà il PD e credo che sia Marco Minniti, sottosegretario alla presidenza e buon amico di Massimo D'Alema, a proporre questa nomina in Consiglio dei Ministri. Ma aver lavorato per far crescere questa candidatura è un vecchio ammiraglio in pensione, un ammiraglio molto importante, l'ammiraglio Branciforte. Perché è importante? Perché è stato capo di Stato Maggiore della Marina Militare e prima ancora ultimo direttore del SISMI e primo direttore dell'AISE, sempre dello stesso servizio all'estero. Perché è importante e perché ne parliamo? Beh, lo capite da chi mi siede di fianco, anzi chi non mi siede perché non può sedere, visto che è trattenuto agli arresti molto lontano da qui, in India. Sono i due Marò, di cui tutta l'Italia chiede la liberazione, ma poco sta facendo il governo. Perché si trovano là i due Marò? Bisogna andare al 15 febbraio 2012, quando una nave mercantile fuori dalle acque territoriali indiane si trova, dopo che sono stati uccisi due pescatori, con sopra sei fucilieri di marina, tra cui i nostri due Marò. A quel punto viene contattata dalla capitaneria di porto indiana e chiede di rientrare per identificare eventuali pirati che avevano dato assalto a quella nave. È una trappola, serve per arrestare i due Marò. Si chiede a quel punto in Italia che cosa si deve fare, ma quella risposta arrivò dai vertici militari. Chi era il capo di Stato Maggiore della Marina che diede l'ordine, non si sa se pensato da lui o da qualche suo superiore? Beh, era proprio l'ammiraglio Branciforte. Chi c'era in India per i servizi segreti? C'era un capo area, di nuovo della Marina Militare, scelto da Branciforte quando guidava i servizi segreti. Insomma, il pasticcio del Marò viene combinato proprio lì e dopo poche settimane Branciforte va in pensione, il capo area dell'India va in pensione e nessuno parla più di questa vicenda, se non per i nostri due Marò che rischiano la pelle. Ma qualcosa di quella verità deve ancora emergere. Per questo c'è un grande affare della Marina per riprendersi i vertici dei servizi segreti e riavere il capo settore in India. Perché è importante che magari quelle cose che devono emergere non emergano e nella soluzione più classica d'Italia si insabbino, si mettono nella spazzatura, si seppelliscano.